Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sull'emergenza case a Pescara perché ci sono novità. Nelle prossime ore ci saranno le prime assegnazioni di abitazioni alle famiglie, alle persone sgomberate in via Lago di Borgiano. Lo ha detto questa mattina il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli al termine della riunione avuta nel COC comunale, il servizio di Paolo Renzetti. Buone notizie per le famiglie sgomberate dalle tre palazzine di via Lago di Borgiano a Pescara. Nelle prossime ore ci saranno infatti le prime assegnazioni di 8 appartamenti. I lavori di altri 46 alloggi da assegnare termineranno prima dei termini inizialmente stabiliti, lo ha detto questa mattina il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli. Questa mattina potrebbe essere già pronta la graduatoria provvisoria dei primi assegnatari. Questa graduatoria poi verrà sottoposta all'ADER, che naturalmente è il proprietario degli immobili, la quale la sottoporrà a validazione, quindi significa che questa sera sul tardi o al massimo domani mattina già potremo provvedere con l'assegnazione dei primi immobili. Gli immobili sono passati intanto da 7 a 8, quindi questa è un'altra notizia positiva, e a fine settimana potrebbero diventare addirittura 9. Nel frattempo, giovedì, si passerà alla messa in sicurezza di altri 46 immobili che dovevano essere pronti dalle prime stime entro il 15 di settembre, con un tempo di lavoro di circa 60 giorni. Però con l'ATER si è concordato di fare in modo che non ci siano soltanto 4 ditte a lavorare, ma ce ne siano molto di più, cioè 15. In modo che le ditte possano lavorare contemporaneamente e il tempo di restituzione di questi immobili all'ATER e poi nuovamente e provvisoriamente alle famiglie nel frattempo sfollate molto prima del 15 di settembre. Da domani forse si comincerà piano per piano, cominciando dagli ultimi piani, all'accesso delle singole famiglie accompagnate appunto dai vigili del fuoco, dalla Polizia Municipale, dalla Protezione Civile e dall'ATER nei singoli appartamenti. Questo per fare uno stato di consistenza di quello che c'è all'interno degli immobili e per permettere all'ATER di fare in modo che la chiusura temporanea che c'è adesso sotto i palazzi sia una messa in sicurezza definitiva. Cronaca adesso: un camionista romeno di 36 anni, residente nel Frentano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata sulla figliastra. All'epoca dei fatti, minorenne, aveva 14 anni. I fatti risalgono al dicembre scorso. Secondo l'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Rosaria Vecchi, il patrigno, che conviveva da 12 anni con la madre naturale della bambina, ha cominciato a rivolgere le sue attenzioni nei confronti della figliastra durante le feste di Natale. Abusando dell'inferiorità fisica e psicologica della bambina, ha praticato più volte con lei atti sessuali. Gli abusi sarebbero andati avanti fino a marzo. L'uomo era solito infilarsi nel letto della ragazzina quando rientrava la notte dal lavoro, almeno 3 volte la settimana. Solo il racconto della bambina alla madre e la successiva denuncia ai carabinieri della compagnia di Atessa ha portato a scoprire la violenza. Il provvedimento cautelare in carcere è stato firmato dal GIP del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa. Cambiamo argomento adesso. Idea unanimemente condivisa da opposizione e maggioranza sulla necessità di un ospedale unico a Teramo Capoluogo. La futura infrastruttura sanitaria sarà di 800 posti destinati agli acuti e sorgerà tra San Nicolò e appunto Teramo Città. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ospedale unico nel teramano? Sì, è senza ombra di dubbi situato nel comune di Teramo. Per una volta sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, che confermano questa linea di pensiero durante un consiglio comunale convocato ad hoc per decidere sulla più importante e strategica infrastruttura sanitaria teramana del futuro. L'opposizione e la maggioranza convergono su un'idea comune a Teramo, ormai che il Teramo capoluogo ha la soluzione per l'ubicazione di un unico grande ospedale in provincia di Teramo. La Regione Abruzzo si sta apprestando a fare decisioni importanti. Noi oggi in Consiglio Comunale diciamo, spero all'unanimità, che Teramo appunto ha la soluzione a questo problema. Sulle aree avete già delle idee precise?
Sì, appunto, c'è un'area individuata già dal Gruppo Partito Democratico qualche mese fa che riguarda tra Piano Daccio e San Nicolò, un'area già antropizzata, ci sono delle cave e sarebbe anche da recuperare. Poi ci sono un'area proposta dall'amministrazione comunale che sta a Sant'Atto, a Colline Sant'Atto vicino all'Iperbarico, di proprietà della ASL, e c'è un'altra area individuata dal direttore generale che sta tra Villa Pavone e Piano Daccio. Anche la maggioranza è convinta sulla necessità di un ospedale unico a Teramo. Ma sicuramente sì, Teramo è la città capoluogo di provincia, Teramo è il tramite naturale tra il mare e la montagna, è baricentrica rispetto alle esigenze di tutti. Teramo ha delle aree che sono vicine ai punti all'infrastruttura, ai punti di collegamento quali la ferrovia e la Teramo Mare, quindi insomma credo che sia giusto che sia a Teramo. Ma il vecchio ospedale poi che ne faremo? Beh, questa è una domanda che bisognerebbe fare alla ASL. Chiaramente io credo, da quello che insomma, abbiamo visto, da quello che abbiamo sentito, dai discorsi fatti con il direttore generale, credo che parte verrà riconvertita per i lungodegenti, quindi per i cronici, perché comunque l'ospedale è unico, o quantomeno dell'ospedale a Teramo si parla di un ospedale per acuti, quindi di un ospedale con 800 posti, 700 posti solo per acuti. Dunque, una volta individuata l'area migliore tra le proposte avanzate, la parola passa alla Regione Abruzzo. Nota di colore, il Consiglio Comunale dedicato all'ospedale unico di Teramo è stato preceduto da un question time infuocato, durante il quale il consigliere di Abruzzo Civico Gianluca Pomante ha demolito la candidatura di Teramo a Capitale della Cultura 2020, proponendo invece la città a Capitale della Zappa e della Birra. Rimaniamo sempre in tema di sanità, perché all'ospedale di Penne i malati che si devono sottoporre a dialisi stanno protestando. ANED denuncia una situazione strutturale inadeguata. Il servizio è di Vestina News. Il segretario regionale ANED Eleonora Corona oggi è partita questa protesta presso l'ospedale San Massimo di Penne. Quali sono le ragioni? Sì, oggi è partita, oggi ci siamo incontrati con i pazienti, con i dializzati e con operatori sanitari all'ospedale di Penne, perché noi denunciamo una situazione strutturale inadeguata, una situazione strutturale di alto rischio clinico. È inutile tergiversare. La direzione sanitaria è già stata messa al corrente con dei protocolli che datano 2016, ma vi dico che stamattina, per la presenza di un dottore, sono venuta a sapere che dal 2008 si denuncia questa situazione. Quindi da oggi noi ci mettiamo in movimento, in protesta, ma proprio perché questi pazienti hanno il diritto di una dialisi fatta in un posto adeguato alla loro cronicità, alla loro malattia. Come andrà avanti la lotta dell'associazione ANED presso l'ospedale di Penne? Noi oggi ci facciamo portavoce e saremo presenti sui banchi istituzionali. Abbiamo necessità di avere delle risposte datate, controlleremo gli step di avanzamento di ogni singola, sul corso d'opera. Saremo sempre presenti, perché ci siamo stancati delle promesse. E in questa torrida estate l'Abruzzo purtroppo continua a bruciare. Ieri un vasto fronte di fiamme ha interessato la zona tra Caramanico e San Valentino. Fiamme nei boschi anche a Castiglione e a Casauria. Sono impegnati mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Coldiretti invita a prestare attenzione riproponendo il proprio vademecum antincendio. Vediamo. È stata una notte di fuoco per l'Abruzzo e per gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, impegnati su due vasti fronti, uno fra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore di 60 ettari, l'altro a Castiglione e a Casauria, dove bruciano 40 ettari. Per tutta la notte si è cercato di contenere i roghi, evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni, anche con l'ausilio dei mezzi Canadair. Questa mattina da terra e dal cielo i Vigili del Fuoco di nuovo al lavoro nell'area con i Canadair del Dipartimento della Protezione Civile, arrivati dalla Sardegna e che stanno effettuando dei lanci per contenere gli incendi. Al momento sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento, 4 dalla Campania, rispettivamente 3 dalla Basilicata e dalla Sicilia, 2 rispettivamente dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Calabria e 1 rispettivamente dal Lazio e dall'Umbria. La situazione preoccupa soprattutto la Coldiretti, che ricorda che nel solo Abruzzo sono già decine i roghi che si sono verificati
negli ultimi giorni nelle diverse province, partendo dall'incendio verificatosi a Montesilvano lo scorso 30 giugno per arrivare al weekend appena concluso, che ha registrato ben 6 roghi solo nella zona del Vastese. A parte il pericolo per l'incolumità delle persone, dice Coldiretti, va detto che gli incendi provocano danni incalcolabili dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità e di ampie aree di bosco che sono i polmoni verdi del paese e concorrono ad assorbire l'anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici. Ogni ettaro di macchia mediterranea, precisa la Coldiretti, è popolato in media da 400 animali fra mammiferi, uccelli e rettili, ma anche da una grande varietà di vegetali che a seguito degli incendi vanno perse. Dopo un incendio sono impedite per anni anche tutte le attività umane tradizionali del bosco, che vanno dalla raccolta della legna alla ricerca di funghi e tartufi che coinvolgono centinaia di appassionati. Una situazione critica che è ancora più preoccupante se si pensa che l'estate è appena iniziata e che l'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane che non hanno ancora mezzi aerei da utilizzare per spegnere le fiamme ed intervenire in caso di roghi particolarmente impegnativi. Dal momento che, conclude la Coldiretti Abruzzo, un elevato numero degli incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare dunque con le autorità responsabili per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali. Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta nel pomeriggio di ieri nella frazione Cona, in prossimità della provinciale 553 che collega Atria a Silvi, per una fuga di gas metano provocata da una trivella utilizzata per la perforazione di un pozzo che ha raggiunto la tubazione del gas, della media pressione e della linea gestita dalla CityGas, provocandone una parziale rottura. La fuga di gas ha provocato un forte sibilo avvertito in tutta la zona e ha reso necessaria l'evacuazione di una decina di abitazioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici della CityGas, che non hanno potuto bloccare immediatamente il flusso di gas, dato che la linea alimenta anche l'ospedale di Atri. È stato organizzato dapprima l'arrivo in prossimità dell'ospedale di un camion attrezzato per il trasporto di bombole di gas metano per alimentare in emergenza il nosocomio, e solo dopo è stato possibile intercettare il flusso del gas della linea danneggiata. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale dei comuni di Atri e Silvi, che hanno provveduto a bloccare il traffico veicolare sulla SP553 per tutta la durata dell'intervento. Dopo qualche ora la falla è stata riparata e l'ospedale è stato di nuovo riallacciato alla rete distributiva. La tragedia di Rigopiano e il terremoto continuano a creare problemi nel settore del turismo regionale. Anche luoghi lontani dai punti in cui si sono riscontrati questi problemi in questo inverno, come l'Alto Sangro, fanno registrare un calo evidente di presenze. Parliamo di questa stagione turistica che vi sta vedendo in sofferenza un po' in tutto il comprensorio dell'Alto Sangro, anche per quanto accaduto lo scorso inverno a Rigopiano. Si sta un po' pagando le conseguenze di tante immagini drammatiche che hanno visto l'Abruzzo per tante settimane sui maggiori network nazionali. Sì, purtroppo dobbiamo confermare il tutto perché abbiamo una cattiva informazione. Qua fa il terremoto in Umbria e si dice che lo fa in Abruzzo. Succede a Rigopiano, siamo a 300 km e noi non abbiamo mai usato le catene. A Roccarase vengono, le strade sono pulitissime, abbiamo queste difficoltà. I genitori sono impavoriti perché si sentono le scosse, cosa che da noi non abbiamo avvertito assolutamente nulla di tutto ciò. E questo si ripercuote sulla tranquillità delle prenotazioni dei clienti. C'è stato un calo rispetto allo scorso anno? Beh, diciamo, al momento si sente proprio un calo abbastanza importante nel mese di luglio e le previsioni non sono molto incoraggianti. Speriamo che, nonostante tutto questo caldo e tutto questo verde che possiamo offrire, questo clima eccezionale che c'è in montagna, abbiamo ancora difficoltà con le prenotazioni. Confidate però in una seconda parte di stagione, in un mese d'agosto diverso da questo punto di vista? Ma io penso di sì, anche
anche perché c'è questa tendenza italiana di una piccola leggera ripresa, perciò dovrebbe agganciare anche la nostra. L'unica cosa è un'informazione precisa su quello, sulla zona sismica di Amatrice, di quelle zone, perché purtroppo il terremoto avviene in Umbria e si parla di Abruzzo, non capiamo perché, l'abbiamo già subito nel quello dell'Aquila, oggi proprio non ce la facciamo più. Parliamo di eventi adesso, perché il concerto di Mario Biondi sarà la punta di diamante della terza edizione della Notte Bianca dell'Adriatico. Il 22 luglio la Riviera di Pescara, interamente pedonalizzata, sarà teatro di spettacoli ed eventi per tutta la notte e fino all'alba. Alfredo Primanti. Un programma importante per quella che è la terza edizione della Notte Bianca dell'Adriatico, un appuntamento che in 3 anni è riuscito a diventare protagonista degli appuntamenti della Riviera Adriatica. Avremo un programma sicuramente significativo, partendo da questa gigantesca piazza pedonale, 10 km di riviera pedonalizzata, oltre 30 aree concerti, la partecipazione di 2 radio importanti, Radio Monte Carlo e RDS, con degli artisti di spessore di livello nazionale e internazionale, partendo da Mario Biondi, Elodie, Luca Barbarossa, Spiller, T2 per i più giovani, insomma un programma davvero variegato per una notte che si pone come notte di rilancio, non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista della creazione della destinazione turistica. Una giornata importante quella che vivrà Pescara, soprattutto un'estate di grandi eventi, siete riusciti a mettere in calendario tante manifestazioni importanti. Sì, noi siamo partiti dal 1° maggio con il concerto degli After Hours per passare all'inaugurazione del ponte con i Sud Sound System, adesso questa notte straordinaria avremo inoltre anche diversi istituti culturali che parteciperanno, come il Pescara Jazz, il Festival delle Letturature Adriatiche con 2 ospiti importanti come Giobbe Covatta e Selvaggia Lucarelli. Avremo la comicità di Vincenzo Olivieri, insomma è davvero un'estate straordinaria. Dopo la Notte Bianca annunceremo anche un grande concerto in occasione di Pescara Open Day il 5 agosto, poi ci sarà la Notte dello Shopping il 12 agosto, il 14 e il 15 l'Adriatic Dance Festival, un festival per i giovanissimi di musica elettronica. È davvero un programma importante che sta riscuotendo tanto successo, ma soprattutto che, come dicevo prima, riattiva tutta una serie di funzioni economiche vitali per la nostra città. Ci spostiamo all'Aquila. Il 13 luglio parte la rassegna I Cantieri dell'Immaginario, giunta la 6ª edizione, un modo per riportare la cultura negli angoli e negli spazi del centro storico ancora inaccessibili. Una rassegna che negli anni è cresciuta ed è sempre più alta qualitativamente. Daniela Rosone. Tornano I Cantieri dell'Immaginario per la 6ª edizione, spettacoli nel cuore del centro storico dell'Aquila con ingresso libero. Gli appuntamenti si snoderanno dal 13 luglio all'11 agosto grazie alla collaborazione tra Conservatorio, Società Aquilana dei Concerti Barattelli, I Solisti Aquilani, Gruppo Emotion, Associazione Musica per la Pace, Teatrabile, Brucaliffo, Associazione Quarto di Santa Giusta e Abruzzo Chiasma. Nei palazzi e nei cortili più belli del centro, spettacoli di qualità. Allora, gli spettacoli di richiamo saranno senz'altro quello dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, non solo assedio frammenti di un reportage con i testi della giornalista di Rai 3, l'inviata di guerra Lucia Goracci, poi abbiamo Gino Paoli con I Solisti Aquilani nello spettacolo Musica Senza Fine, poi avremo lo spettacolo il giorno seguente La Signora delle Camelie con Dario Vergassola e Davide Riondino. A fianco a questo poi ci sono alcuni appuntamenti tipo la live session con Gavi Muhammad, che è uno dei percussionisti più importanti e più famosi dell'area del Mediterraneo, e questo verrà fatto nel cortile del Munda. Un budget di oltre 400.000 euro con qualche spettacolo rimasto fuori dai finanziamenti, ma il comune, assicura l'assessore, sta già lavorando per cercare di coprire le spese. Fatto è che la rassegna I Cantieri dell'Immaginario è cresciuta sempre di più qualitativamente e soprattutto ha lasciato ricchezza all'Aquila in termini di indotto economico derivante. Quindi proprio perché vogliamo metterci anche un po' la nostra impronta e vogliamo diciamo così variegare anche l'offerta culturale che si deve offrire in questa città, abbiamo la necessità appunto di ricontattare tutti e di rivalutare un attimino questa
questa decisione presa dalla vecchia amministrazione. Quale sarà la sua impostazione per guidare questo settore, che è un settore importante, direi quasi vitale per l'Aquila? Il sindaco Biondi aveva fatto qualche dichiarazione, non più fondi a pioggia ma cose di qualità, e insomma è una gestione anche oculata in questo senso, sarà così? Esattamente questa la linea politica, non solo politica ma anche proprio programmatica, che tutte le forze del centrodestra avevano già concordato durante la campagna elettorale, quindi manterremo ovviamente le nostre promesse. Non ci saranno finanziamenti a pioggia, nel senso chiunque presenti un progetto verrà finanziato a prescindere, no, valuteremo la qualità di ogni singolo progetto presentato e vorremmo innanzitutto far capire alla città che c'è un cambiamento, ecco, sicuramente c'è un cambiamento di rotta. Apriamo la pagina dello sport adesso, iniziamo con il Pescara, secondo giorno di ritiro per i biancazzurri a Rivisondoli. Il tecnico Zdenek Zeman si dice soddisfatto dei giocatori che gli ha messo a disposizione la società, anche se la rosa continua ad essere ancora troppo ampia. Il tecnico boemo glissa su facili annunci e spera di poter far parlare il campo per il gioco e i risultati, lo ascoltiamo. Come tutte le squadre, penso che partono con delle ambizioni e vogliono fare il meglio possibile. È normale che non a tutti riesce. Io spero che possiamo fare un buon lavoro, anche se in questo momento siamo forse troppi, però io mi auguro che, tempo permettendo, si può lavorare bene, si può creare la base per poter fare un campionato dove la squadra riesce a fare risultati e riesce a divertirsi. Per me Gans è un giocatore importante, sicuramente tecnicamente è molto valido, poi magari l'anno scorso non ho giocato tanto, ma perché avevo davanti uno che faceva buone partite. Mi auguro che riesce a inserirsi e riesce a confermare quello che ha fatto magari due anni fa a Como. A noi ci mancava l'anno scorso uno che faceva loro, e io penso che lui abbia delle caratteristiche fuori. Adesso un Pigliaccelli per me era del Pescara, da quando era nostro, e io penso che come qualità, come tipo di gioco è adatto a quello che vorrei fare io con il mio portiere. Io penso che la società è riuscita a prendere i ragazzi giovani di grosso talento. Questo grosso talento spero che riescano a farlo vedere. E io penso che su 39 giocatori io li devo vedere, poi magari non manca niente. Io quelli dell'anno scorso li conosco, qualcuno che abbiamo chiesto sono arrivati. E poi sui altri ruoli bisogna vedere se tra questi che non conosco riescono a fare i titolari e riescono a fare la squadra. Possiamo mettere il Pescara tra le prime 5 squadre della Serie B, secondo lei, per il prossimo anno? Beh, voi li mettete perché il Pescara l'anno scorso era in Serie A, quindi ci spetta di diritto. Poi il discorso che come ha fatto la Serie A non ci spetta. Io vorrei che ci sta, ma quello si vede solo sul campo, non a chiacchiere. Scendiamo in Lega Pro adesso, perché il Teramo aspetta una risposta dall'attaccante Matteo Chinellato. Nel frattempo è vicino, davvero molto vicino, al centrocampista ex maceratese Lorenzo De Grazia. Lorenzo Di Grazia si appresta a diventare un nuovo giocatore del Teramo. Ieri pomeriggio l'incontro con il calciatore, che attualmente è sotto contratto con l'Ascoli, ma la scorsa stagione ha indossato la maglia della Maceratese. Nel giorno in cui il diavolo saluta dopo 5 stagioni Alessandro Di Paolo Antonio, che va alla Ternana, chiude praticamente la trattativa per quello che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe diventare il suo naturale sostituto. Di Grazia, classe 1995, può rappresentare un jolly per il Teramo dalla mediana
in avanti perché sa adattarsi anche come uomo a ridosso della prima punta, oltre a essere un'ottima mezzala. Molto probabile che il giocatore a ore rescinda il contratto che lo lega all'Ascoli per poi essere libero di accasarsi senza problemi al Teramo che lo attende, ma che nel frattempo, dopo Calore, Milillo e Paolucci, dal Pescara accoglie anche Cristian Ventola, che da ieri è ufficialmente biancorosso. Di fatto è stata la primissima trattativa intavolata dalla società, ma che si è concretizzata formalmente solo ieri. Ventola, anche lui ex maceratese, arriva dal Pescara e potrebbe ritrovare proprio l'ex compagno di squadra De Grazia già nel ritiro che scatta sabato dal Fedena. La vera sfida adesso riguarda Matteo Chinellato. Sarà un testa a testa con il Padova, che al Teramo ha appena soffiato Roberto Candido per accaparrarsi l'attaccante libero dopo l'esperienza a Como. I biancoscudati offrono di più a livello economico e la prospettiva di rimanere vicino alla sua Treviso. Il Teramo dal canto suo ha avuto un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage per presentare le linee guida del progetto che girerà molto anche attorno alla sua figura di realizzatore. Non è una strada affatto semplice ed ecco perché il Diavolo pensa anche a possibili alternative in caso di risposta negativa. Una situazione che potrebbe essere più chiara nella giornata di oggi, quando Chinellato, che si è preso qualche ora per riflettere, potrebbe decidere il suo futuro. Intanto si lavora per gli addii, qualche piccolo intoppo per Sansovini, ma era una condizione abbastanza prevedibile. Sono tanti ancora gli elementi che non fanno parte del progetto e che il DS Giorgio Repetto cercherà di convincere a trovare quanto prima un'altra sistemazione. E in Serie D invece continuano a tenere banco le vicende societarie in casa L'Aquila. Si è mosso tanto e bene il Pineto, spera nel ripescaggio il Francavilla, che ha presentato domanda al pari di un'altra abruzzese, il Paterno. Il servizio di Andrea Costantini. Fase concitata in seno all'Aquila Calcio, ma non per le trattative di mercato, come sarebbe ovvio in questo periodo. In realtà continuano a tenere banco le questioni societarie che si trascinano pericolosamente a ridosso della data di scadenza per l'iscrizione fissata per domani 12 luglio. Il presidente Corrado Chiodi ha già comunque confermato che nella peggiore delle ipotesi garantirà l'iscrizione della squadra al campionato, fermo restando che si continua a lavorare per la cessione delle quote agli imprenditori Fioravanti, Gizzi e Penzi. Operazione che potrebbe essere formalizzata anche nei prossimi giorni, ritardi che però incidono sull'allestimento dell'organico, compromettendo la competitività di una squadra che potrebbe non lottare per il vertice. Si è mosso molto il Pineto, che ha messo a segno colpi importanti come Bisegna e Napolano in uscita dal San Nicolò, l'ex Samb Pezzotti, ma anche Gragnoli e De Vita. Come importanti sono state le conferme dei due portieri, di Pomante, Mariani e Cercelluti. Conferme di rilievo anche a San Nicolò, dove si ripartirà da Mozzoni, Chiacchiarelli e Capitan Petronio. In panchina un debuttante come Luca Campanile, che curerà il post Epifani. Il neo DS De Angelis ha portato da Avezzano Umberto Sassarini, ha firmato il baby Clary Scala e nelle ultime ore ha annunciato il difensore centrale Stefano Tersini dal Sansepolcro. Continua ad essere attivissimo l'Avezzano. Ratificata l'iscrizione al campionato, i marsichiani hanno messo sotto contratto l'esperto difensore Erminio Rullo, ex agnonese, e con trascorsi in A con la maglia del Lecce. Il patron Paris è anche sulle tracce dell'ex giuliese Dos Santos, in caso non vada in porto l'operazione Branicchi. La Vastese di Colavitto riparte da Fiore e da un altro Vastese doc come Cristian Stivaletta. Dall'Avezzano arrivano il difensore Damiano Menna e l'esterno d'attacco gambiano Lamin Bittaie. La neopromossa Nerostellati ha il campo per il prossimo campionato, lo stadio Pallozzi di Sulmona. Squadra confermata per quasi tutti gli effettivi, con gli inserimenti di alcuni nuovi come l'attaccante Rosario Di Ruocco dal Paterno e il difensore Ennio Di Ciccio, ex Amiternina. Pattuglia delle abruzzesi che potrà estendersi. Due le società che hanno inoltrato nei tempi la domanda di ripescaggio. Il Francavilla, per mano del patron uscente De Vincentis, in attesa che si concretizzino le trattative per il passaggio delle quote, ma anche il Paterno. Buone prospettive di Serie D, in particolare per il sodalizio adriatico. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.